Tanto sicuramente appena cliccano sul video già stanno pensando: mamma mia, oh, sarà un video di quelli clickbait, sicuramente è un video cazzata. Sì, lo è. Buongiorno a tutti ragazzi, buongiorno, benvenuti in questo nuovo video. Allora, unboxing da fare, lo avete letto dal titolo. Oggi ci dedichiamo solo ed esclusivamente all'unboxing del pacco MyProtein che mi è arrivato praticamente ieri. Allora, ci tengo a dire subito una o due o tre cose importanti. Allora, la prima ovviamente è che chiaramente questa roba io ragazzi la pago, cioè vediamo di capirci immediatamente. MyProtein diciamo pure che è un'azienda per cui lavoro, con cui collaboro, però è chiaro che a me non è che inviano prodotti gratis così random. Ovviamente ho delle scontistiche differenti che sono leggermente superiori rispetto a quelle che magari vengono pubblicizzate, però diciamo pure che è tutta roba che pago e che decido io di acquistare in base principalmente a quello che voglio mostrare sul canale, ai video e soprattutto ai prodotti che utilizzo, perché ovviamente non prendo prodotti che non utilizzerei, non avrebbe assolutamente senso. Seconda cosa, mi raccomando, guardate sempre in descrizione sia di questo video ma di qualsiasi altro mio video per trovare sempre come primo link il codice aggiornato per gli sconti di MyProtein. Mi raccomando, perché rischiate veramente di andare a fare degli ordini su MyProtein, magari prodotti che vi interessano, e pagarli molto di più perché magari non avete inserito dei codici sconti adeguati, comunque degli sconti che ci sono maggiori rispetto ad altri periodi. Per cui mi raccomando, trovate sempre il codice in descrizione e fatemi sapere con un commento, come terza cosa, se vi piace questo genere di video, se l'unboxing vi è piaciuto, con un bel mi piace. Io direi 2500 like e affacciamo direttamente il prossimo unboxing, che ancora ovviamente non ho ordinato, per cui direi che ci siamo. Allora, abbiamo un unboxing da fare e questa volta ci tengo a dirvi una cosa importante mentre lo apro con il mio super coltellazzo. Il mese scorso ho fatto un unboxing principalmente su comunque supplements, per cui su integratori, anche roba da mangiare, anche roba che poi ho inserito nel contest, tutto quanto. Questa volta invece ho voluto prendere dei prodotti su MyProtein principalmente che non avevo mai preso, che è principalmente l'abbigliamento. L'abbigliamento su MyProtein è, come si può dire, lo vediamo in tutte le salse, in tutte le palestre, cioè c'è da dire una cosa importante: queste tipologie di canotte che vedete sui miei video normali, oppure questo genere di magliette, per cui veramente molto semplice, con scritta MyProtein e tutto quanto, diciamo pure che vanno per la maggiore. Uno, perché costano poco; due, perché veramente i materiali sono incredibili. Cioè, io questa cosa la devo dire a prescindere dal fatto comunque che collaboro con MyProtein, perché veramente io utilizzo questa maglietta, utilizzo quella canotta praticamente 5 volte a settimana in palestra, le lavo, le sporco, le graffio, nel senso che le tratto malissimo, eppure non hanno proprio nessun segno, sono perfette. Per cui questo secondo me è veramente un chiaro segno di un'ottima qualità, di un ottimo prodotto, perché questa cosa secondo me è da dire a prescindere. Comunque andiamo a vedere quello che mi è arrivato da questo ordine. E sono curioso anch'io di vedere, perché non mi ricordo neanche più. Partiamo subito con i supplements di questo ordine che ho preso, per cui 3-4 cose. ZMA, vediamo se riesce a mettere a fuoco perché è veramente molto sovraesposto. ZMA io lo utilizzo veramente tanto, soprattutto due capsule prima di dormire, mi trovo veramente bene, per cui penso di continuare ad utilizzarlo. Ho preso solo le cose fondamentali, due cazzate. Infatti ho preso una My Bar Zero. Queste bar secondo me sono spettacolari, gusto cioccolato, per assurdo più semplice non l'avevo mai provato, per cui ho deciso di prenderla. Un brownie al cioccolato bianco. Queste qua sono cazzate che in realtà io ho preso per sfizio, però diciamo pure che in questo periodo in cui sono un po' più stretto come alimentazione non le mangio, per cui sono veramente, ne ho prese proprio due. L'Alpha Man in porzione gigante da 240 capsule, vediamo se riesce a mettere a fuoco, non lo so. Questo è in assoluto, a mio avviso, il, come si può dire, il multivitaminico più completo che c'è su MyProtein, perché è veramente infinita la lista di ingredienti, non si leggerà mai, per cui ve la leggo qua. Ed è vitamina A, D, E, K, C, mamma mia, tantissime cose, sarebbe infinito stare a leggerle, per cui veramente costa un po' di più, però credo che sia davvero uno dei migliori multivitaminici presenti e disponibili su MyProtein. Ovviamente il costo è adeguato alla qualità. E un Fluff Drop al toffee, perché lo avevo terminato. Un'ultima cosa, il barattolone quadrato, sappiamo cosa c'è, no? Per cui peanut butter, classico, crunchy questo qua, per cui è quello croccante, perché il mio smoothie che avevo preso nell'ordine scorso gliel'ho dato a Ciccio Gamer e quindi vaffanculo, sono rimasto senza. Detto questo, partiamo con l'abbigliamento. Io non mi ricordo neanche ovviamente cosa ho preso, però ci tengo a vedere almeno le taglie, la qualità dei prodotti con voi. Vediamo insieme un po' come sono, perché per me è completamente un mondo nuovo.
Non mi ricordo nulla, però dovrebbe essere una di quelle. Ok, aspettate che lo leggo direttamente, così faccio prima. My protein, man performance short. Io il mio inglese non è molto perfetto, però è tipo la maglietta performance, per cui dovrebbe essere quella un po' più figa. Infatti il tessuto è veramente molto figo, elasticizzato e sembra molto carina, però davvero molto bella. Ho qua il sito con il computer per dirvi con precisione come si chiamano sul sito, perché altrimenti non le distingo. Si chiama Men's Longline Stingers West, che sarebbe tipo la canotta, quella classica molto, molto tirata. Io avevo preso la volta scorsa la L, però per me, che comunque sia una donna un po' abbastanza cicciotto, diciamo pure che non mi piaceva molto perché rimaneva abbastanza stretta sull'addome. Allora l'ho data a Marcone, a lui sta perfetta, perché comunque di addome è più asciutto di me, e io ho preso una XL, per cui dovrei provarla, però dovrebbe essere perfetta. My Protein Men's Performance Zip Hoodie, per cui dovrebbe essere la classica felpa con la zip. Il tessuto è lo stesso di quest'altra, e infatti è molto elasticizzato, sembra molto... Penso che vi farò una macro per farvi vedere bene la qualità del tessuto, così le metto sopra. E diciamo pure che è molto leggera, nel senso che è molto molto sottile proprio a livello di, insomma, visivo. È molto leggera, però sembra tipo una sovramaglietta, non una vera e propria felpa, perché secondo me è molto leggera. Men's Longline Short Sleeve, per cui una maglietta, però non come quella lì grigia che vi ho fatto vedere, che era performance, ma questa qua che dovrebbe essere short, per cui dovrebbe cambiare poca roba comunque sia. Io ho preso una L, se non sbaglio, large. La qualità del materiale è un po' diversa, infatti. Questa qua è più, diciamo pure, sembra più cotonata. E infatti è 100% cotone. L'altra sembra come fosse più, non lo so, materiale più sportivo, più, diciamo pure, traspirante. Questa invece sembra una classica maglietta. Questa qua è la classica canotta, come l'altra, come quella rossa che vi ho fatto vedere, per cui non sto neanche ad aprirla. Ne ho presa un'altra e io indosso, ci tengo a dirvelo, la taglia large. Per cui se dovete utilizzare, prendere determinate tipologie di canotte di questo genere, io indosso la taglia large, dubito che si vedrà. Ah no, si vede, cavolo, spettacolo. E quindi mi va perfetta. Io ho anche la XL, quella blu, ed è troppo lunga per me. Io sono 1,80, per cui regolatevi un attimo. E purtroppo bisogna prendere un po' le, diciamo, le misure con l'abbigliamento, è sempre così. Però io sono andato sul sicuro prendendo piuttosto qualcosa di leggerissimamente più largo rispetto a prendere qualcosa che è più piccolo, quindi rischio che non mi sta o che non mi piace a prescindere. My Protein Men's Paneled Slim Fit Sweet Pants with Zip. Madonna che bordello. Comunque sia, vabbè, ve lo metto qua. Che cos'è? Sembra molto carina. La taglia sembra azzeccata, perché vabbè, sì, oddio, io ho preso una L, no, una XL, e quindi mi sembra giusta. Forse leggermente più morbida di gambe, però come chiusura ha anche la zip in basso e mi sembra ottima. A parte questa tipologia, diciamo, di taglio che ha, che è molto molto carino a mezza gamba, come tessuto invece non mi sembra troppo sottile. Anche qui faccio una macro per farvi comprendere bene. Non mi sembra troppo sottile, dentro è leggerissimamente felpato. Questo particolare con i due, diciamo, due cordini con gli anellini in alluminio è molto bello. La tasca posteriore, per cui veramente molto figo. Siccome io utilizzo sempre, lo avete visto ormai dai miei video, dei training day, dei pantaloncini schifosissimi della Decathlon, e non mi piacciono proprio in nessun modo come mi stanno e tutto quanto, ho detto ok, proviamo a prenderne un paio di My Protein, perché li ho visti e sono veramente molto belli. A livello di taglio erano molto belli, non costavano neanche tanto, e quindi ho deciso di prenderli. Questo è My Protein Men's Paneled Sweet Short Grey Marl in taglia XL, per cui questo qua dovrebbe essere forse leggermente grande. No, però in realtà no. E ha questo bellissimo taglio, a mio avviso. Non so se lo vedete bene, ma questo taglio che secondo me è veramente molto figo. Cioè proprio mi piacciono come pantaloncini. Materiale uguale a quello della tuta. Leggerissimamente felpato dentro, però sembra essere ottimo. Forse un po' troppo pesante però per la palestra, dovrei provarlo meglio. Men's Longline Short Sleeve, per cui completamente cotone, per cui come quella grigia che vi ho fatto vedere prima. Bella, molto carina, la taglia sembra giusta, devo provarla. Un altro paio di pantaloni, sempre di My Protein, di pantaloncini da palestra, come gli altri, però hanno un taglio grigio scuro e nero al posto che grigio e nero. Mi piacevano molto, infatti sono veramente molto fighi nel dettaglio, ancora più da vicino che dalla foto. Quello che sembra essere un pezzo forte, almeno sul sito, mi piaceva tanto, costava un po', perché costava tipo 30 euro, però secondo me è veramente bella, infatti sembra bellissima, che è questa felpa qua, che vi dico subito come si chiama prima ancora di farvela vedere. My Protein Men's Overhead Hoodie
charcoal. Ma cosa vuol dire? Vi metto qua il nome, ma cosa c***o vuol dire quella cosa? Boh, è tipo una grigia scura, ma è felpatissima. È bellissima, vi devo fare una macro. Questa qua è veramente qualcosa di fighissimo. Cioè, è una classica felpa normale. Quelle a sacco, che sono quelle che a me piacciono di più, con la zip non mi piacciono particolarmente, però va bene perché sono comode. Questa qua a sacco invece è felpatissima ed è veramente molto pesante. Dentro è molto molto pesante. Fuori, allora, non so se avete presente il classico tessuto non tessuto della muta, per farvi capire. Quel tessuto molto liscio che sembra essere impermeabile ma in realtà non lo è. Ed è veramente praticamente composta di quel tessuto lì ed è molto bella davvero. E ho preso una taglia io large, per cui è una taglia media, comunque sia ho seguito le indicazioni del sito. Dovrebbe starmi. Ci siamo quasi, abbiamo quasi finito ragazzi. Una canotta, questa qua è esattamente come l'altra, per cui una di quelle long line molto molto aperta. My Protein long line short. Per cui dovrebbe essere esattamente come quella nera e come quella grigia che vi ho mostrato. Per cui maglietta lunga, tutto cotone e inoltre leggermente strecciata e con la scritta Fuelor Ambition in basso, scritta My Protein dietro. Questo colore è molto carino, me lo aspettavo forse un pelino più scuro, più militare, non così verde. Sul sito è semplicemente scritto green, per cui no, effettivamente beh, non è che c'è scritto qualcosa di più di scuro, per cui però sembra essere molto carina. Tanto il pacco lo lanciamo per far vedere come al solito che è vuoto. Tutta questa roba ovviamente ve la farò vedere poi all'interno, diciamo, di quelli che sono i normali vlog, di quelli che sono i miei training day. Soprattutto l'ho presa questa, diciamo, lo avete visto, tutto questo abbigliamento, non ovviamente per essere rimarchiato My Protein fino completamente alle scarpe, ma principalmente perché il materiale veramente è ottimo. Chi può, diciamo, chi ha provato i prodotti, chi ne ha acquistato anche più di uno, può veramente vedere qual è la qualità dei materiali, che a mio avviso è eccelsa. C'è da dire una cosa importante, non è economichissimo, mamma mia sono dislessico. Non è economica da morire, cioè nel senso che veramente tante cose comunque le paghi, l'ordine comunque sia, insomma, togliendo IVO saranno 40 euro di integratori, di supplement, diciamo pure che sono quasi 200 euro di abbigliamento, però diciamo pure che secondo me la qualità ripaga il prezzo che comunque sia viene chiesto, anche pensando che non è un prodotto comunque italiano, del Made in Italy. Spero davvero che vi sia piaciuto questo video, un bel like, commento, fatemi sapere, non è un problema, vi ricordo sempre di iscrivervi al canale. Per qualsiasi cosa, codici sconto MyProtein sempre nel link in descrizione di questo, ma anche del prossimo video. Io vado ad allenarmi, noi ci vediamo in un prossimo video. Dietro le quinte di quello che vedete, dietro un unboxing, in realtà è sempre molto bello, con la roba tutta buttata lì, la carta tutta qua, e io che devo andare in palestra, e quindi lascio tutto così. Un culo.